Stiamo trasmettendo su www.letteralmente.info. Ricetta del cuore, la cottura del mais, ricetta base. Il mais viene consumato prevalentemente sotto forma di farina. Con essa si usa preparare quella polenta che in epoche anche recenti in alcune zone del nostro paese ha costituito il piatto per eccellenza del mondo contadino. La preparazione della polenta, tradizionalmente cotta su fuoco a legna, in recipienti di rame, richiede semplicemente l'impiego di farina, acqua e sale. A essa si possono poi accompagnare piatti di vari tipi, a base di carni, verdure e legumi. Si prepara portando a ebollizione dell'acqua, salando e versando nel recipiente la farina, spolverando la pioggia e mescolando contemporaneamente in modo da evitare la formazione di grumi, aiutandosi di solito con un'apposita frusta. Si deve quindi girare l'impasto per almeno 40 minuti, quasi senza interruzione. Infine, la polenta viene tolta dal fuoco e rovesciata su un apposito largo tagliere in grado di contenerla. A seconda delle zone e delle tradizioni può essere cotta in modo da risultare più o meno tenera. Il risultato dipenderà, oltre che dal tipo di farina e dalla macinazione, dalla dose di acqua impiegata. Per una polenta piuttosto consistente occorrono circa 300-350 g di farina macinata grossa per un litro d'acqua. Per una tenera ma non molle sono sufficienti circa 250 g di farina macinata fine. La cottura del mais in chicchi richiede invece un altro procedimento, simile a quello che si usa per la cottura degli altri cereali. Dopo aver lavato i chicchi in acqua fredda, sino a quando risulti pulita, è necessario procedere a un ammollo per un tempo piuttosto lungo, circa 48 ore, con 4 parti di acqua per ogni parte di cereale. Trascorso questo tempo, si metteranno sul fuoco i chicchi con l'acqua dell'ammollo con una retina frangifiamma infilata sotto la pentola e un coperchio. Come nel caso della cottura degli altri cereali, è preferibile far giungere l'acqua a ebollizione a fuoco allegro, quindi salare, abbassare la fiamma e proseguire la cottura più lentamente. Dopo 2 ore circa, l'acqua dovrebbe essere stata del tutto assorbita, i chicchi dovrebbero essere cotti e potranno essere conditi con le verdure o i legumi previsti. I fiocchi di mais, invece, hanno modalità di impiego assai semplice e veloci, come tutti gli altri fiocchi di cereali.